una tappa, è un viaggio, no, è un viaggio in tre tappe, quindi Berlino, Reykjavik, Londra. Abbiamo fatto i primi due dischi, il primo a Berlino 7, il secondo in Islanda Birth, e il terzo a Londra. Però prima di andare a Londra a fare il terzo disco, sicuramente porteremo avanti in tour questo Birth Live per almeno un altro anno. Io sono cresciuto con Vangelis, Jean Michel Jarre. Parliamo di musica elettronica abbinata agli effetti di luce. Non esistono voci, tranne Vangelis abbia fatto un disco con la voce, ma il restante è tutta musica. Ma abbinare musica e luci poi. Esatto, sì, è quello che è il nostro obiettivo, abbinare musica e soprattutto abbinare delle immagini, sì, che so, poi uno vede anche dal vivo, ma anche attraverso i nostri videoclip girati da Tiziano Russo. Abbiamo immaginato questa storia che parte da Seven, con i videoclip di Sunset on M, Invisibile ai tuoi occhi, poi Birth con The Wolf, apparentemente distanti tra loro, ma in verità è tutta una storia cinematografica che ha un collegamento video dopo video, quindi non solo i tre album sono collegati, ma anche tutta la parte visiva è collegata, e poi dal vivo è uno show live con luci, visual e tutto quello, e musica ovviamente. Fan. Ma guarda, noi incontriamo pubblici diversi, abbiamo dal ragazzino hipster agli over 50, quindi abbiamo veramente un pubblico davvero trasversale, perché dato che Dardust è tra la classica e l'elettronica, prendiamo proprio i due estremi a livello di utenza, quindi è quello il bello, esattamente quello, proprio colpire il maggior numero di persone, spero poi. Dardust dopo, e la Rua li seguo da quando si chiamavano Champions, poi da lì abbiamo cambiato rotta, li ho aiutati a intraprendere un loro percorso, a trovare una propria identità, una loro identità che li rendesse unici in Italia, perché secondo me il discorso è sempre quello, l'unicità, perché se hai qualcosa da dire, sei il solo a dirlo e sei nel tuo messaggio artistico, sei unico, hai più possibilità di emergere, quindi prendendoti dei rischi, più lavori sull'unicità e più hai possibilità di uscire fuori. Secondo me è l'unico modo. Allora, Nando, ti facciamo in bocca al lupo per lo spettacolo di questa sera. Ovviamente si dice merda nello spettacolo. Tanta merda. E alla prossima.